ho incontrato volentieri insieme ad altri sindaci l'assessore Donini, l'assessore regionale che segue anche i trasporti e le ferrovie. Abbiamo avuto modo di affrontare i problemi decennali della Pontremolese, quindi dei pendolari e anche delle condizioni delle stazioni che sono su questa tratta, anche se la stazione di Berceto è stata ripristinata e abbiamo anche una delle poche sale d'attesa con il riscaldamento che abbiamo trasformato in una biblioteca. Credo che sia l'unica in Italia a funzionare in questo modo e funziona anche molto bene ed è tenuta ordinata. E grazie a Fausto Saglia c'è anche un certo ricambio dei libri e comunque interessa moltissimo ai viaggiatori. Tornando al problema dei pendolari, come dicevo, sono problemi che io affronto dal 2009, sono sempre gli stessi, si hanno sempre delle grandi promesse, ma poi non si riesce a risolvere questi problemi. Voglio essere invece fiducioso perché ho l'impressione che l'assessore Donini affronti davvero i problemi nel modo giusto e abbia anche una certa autorevolezza nei confronti delle ferrovie, anche perché molti di questi treni sono pagati come gestione dalla stessa regione Emilia-Romagna. Io credo che sia necessario che i sindaci della tratta sulla Pontremolese, e l'ho proposto sia a Diego Rossi, sindaco di Borgotaro, sia alla Grenti Emanuela, sindaco di Fornovo, sia necessario ritrovarci, perché anche noi come sindaci dobbiamo utilizzare meglio questa linea ferroviaria che può essere molto importante per i nostri territori. Ovviamente è importante se ci sono i treni, se i treni sono in orario, se i treni sono puliti, se i treni funzionano bene, perché altrimenti diventa tutto negativo. Dobbiamo però impegnarci a far utilizzare il treno e il treno viene utilizzato nel momento in cui ad esempio Berceto riesce a garantire un collegamento dal capoluogo alla stazione ferroviaria di Ghiare, così anche per tutti gli altri comuni. Mi sembra importante che i sindaci facciano una riflessione e che poi si confrontino nuovamente con l'assessore che ha promesso di impegnarsi, di interessarsi, cose che sono convinto che stia già facendo. E c'è un'ulteriore occasione lunedì di incontrare il viceministro Nincini alle infrastrutture, quindi è un'occasione per parlare anche con lui. Ho tra l'altro un appuntamento con il capo di compartimento che abbiamo incontrato anche in provincia per altri motivi, il capo di compartimento delle ferrovie di Firenze, che è sicuramente una persona che mi ha dato fiducia, nel senso che mi sembrano quelle persone che vogliono risolvere al meglio i problemi o comunque provare a risolverli. Se ci riusciamo, come spero che entro il 2016 si possa riuscire, vuol dire che dei problemi trentennali, ripetuti tante volte, vadano meglio. Contrariamente a quello che hanno riportato i giornali, ad esempio sull'omaggio dell'abbonamento, io credo che sarebbe addirittura giusto che i pendolari rifiutassero questa elemosina e avessero invece come utenti che pagano i biglietti il desiderio e la voglia che i treni viaggiassero in orario e che fossero puliti. Noi non possiamo accontentarci di un mese gratuito perché il servizio ha funzionato male. Il servizio che funziona male crea veramente tanto discapito, soprattutto ai pendolari, in un momento anche di crisi, dove sul lavoro bisogna essere puntuali, bisogna arrivare nelle migliori condizioni, invece i ritardi e anche le soppressioni dei treni sono delle cose vergognose alle quali dobbiamo far fronte e quindi il mio appello è a me stesso di continuare a impegnarmi su questo fronte, ma anche ai miei colleghi sindaci che dobbiamo vederci, ritrovarci proprio per far valere tutto il nostro peso nei confronti di una parte della popolazione molto importante del nostro territorio, che è quella che si sobbarca ore di viaggio per continuare ad abitare nelle nostre zone.